120 miliardi di euro in Europa, 60 solo in Italia, secondo i dati della Corte dei Conti, tanto ci costa la corruzione. Oggi le associazioni Libera, Gruppo Abele e altre lanciano Riparte il futuro per contrastare appunto la corruzione. Sentiamo Matteo Parlato. Con Riparte il futuro c'è un altro strumento per controllare già dalle prossime elezioni del 25 maggio l'impegno dei candidati contro questa emorragia di denaro pubblico, una campagna che ha già raggiunto buoni risultati. In un anno di lavoro questa campagna, che possiamo ufficializzare che siamo diventati una campagna permanente sulla corruzione, abbiamo raccolto quasi 500.000 di firme. Forti di questo numero andiamo in Europa. Voi siete un social politico dove il cittadino partecipa, vede chi votare prima di votare e può anche implementare il sito? Sostanzialmente sì, tutti i cittadini vengono a monitorare i propri candidati, vengono a richiedere ai propri candidati trasparenza e impegno contro la corruzione e noi insieme ai cittadini seguiamo questi impegni passo passo e verifichiamo quando vengono effettivamente svolti oppure no. La corruzione è un reato spia che ci fa capire la pervasività del crimine dentro le istituzioni, dentro il sistema economico. Nell'occasione è stata annunciata la proposta di istituire una direttiva per tutelare chi denuncia il malaffare all'interno del proprio posto di lavoro. Chi ha il coraggio della denuncia nel proprio posto di lavoro è un cittadino che dà l'esempio, un testimone di giustizia. Oggi invece rischia di subire soltanto i danni di questo suo coraggio. La direttiva serve a tutelarlo e a farlo percepire per quello che è, un testimone di giustizia. Questa è la prima spending review da fare, dobbiamo tagliare la corruzione. 60 miliardi sono gli interessi sul debito pubblico, sono ospedali, strade, infrastrutture, trasporto pubblico, ammortizzatori sociali. Questo è il senso della nuova campagna di Riparte il futuro. Tagliamo le unghie alla corruzione.